Il Festival dei Popoli 2023, 64esima edizione, è arrivato ad uno dei suoi momenti più alti grazie ad un ospite d'eccezione, l'attrice e regista norvegese Liv Ullmann. Attrice teatrale e cinematografica, regista, Liv Ullmann ha dato corpo e voce ai personaggi dei più importanti film nati dal sodalizio con il grande autore svedese Ingmar Bergman, tra cui Persona, L'ora del lupo, La vergogna, Passione, Sussurri e grida, Scene da un matrimonio, L'immagine allo specchio, L'uovo del serpente e il film TV Sarabanda. Un'attrice che ha conosciuto anche un'importante carriera internazionale, in particolare a Hollywood, dove ha preso parte a pellicole di grande successo e anche un'importante partecipazione al cinema italiano, dove ha interpretato alcuni film memorabili. Per Mario Monicelli Speriamo che sia femmina e per il pistoiese Mauro Bolognini Mosca addio e Gli indifferenti. Liv Ullmann è intervenuta alla Compagnia di Firenze lunedì 6 novembre sera per presentare al Festival dei Popoli, nel cartellone della 50 giorni, il documentario incentrato sul suo percorso umano e artistico, A Road Less Traveled, di The Rai a Colcar. Qual è il suo rapporto con l'Italia e con la Toscana? I am so in love Io sono with this innamorata di part of questa the parte world. del mondo. Adoro le sue case, le sue architetture, la gente, la generosità della gente e anche la genuinità dei toscani. E poi in questa occasione sono particolarmente lieta di essere stata invitata al Festival dei Popoli, che è un festival di documentari, quindi qualcosa che parla di noi, di come siamo, di perché siamo così, della natura, di tutte le cose importanti per la nostra vita. And the nature and whatever is part of our life right now. L'incontro con la grande cineasta è stata anche l'occasione per parlare del cinema delle donne. Si parla molto dell'affermazione delle donne, empowerment femminile in questo momento. Pensa che ci sia spazio realmente per l'affermazione delle donne nel cinema oggi e quanto è importante che le donne siano direttrici, quindi registe? Of course it's important that we hear from all kinds of people. Artists, whether they are men and women. Sì, chiaramente è molto importante sentire storie narrate da tutti i tipi di persone, che siano uomini o che siano donne, che siano artisti o che non lo siano, che siano registi o che non lo siano. C'è una persona che non è un regista, ma può avere una forte e importante influenza su un regista, quindi anche questo è importante. Ma soprattutto quello che vorrei dire è che non dovremmo star troppo a parlare di empowerment, delle donne, eccetera. Io penso che quelle che contino, quelle che mostrano una capacità, un potere, una potenza, sono quelle donne che combattono, le donne che si trovano ad affrontare situazioni critiche quotidianamente, che devono sopravvivere, perché lì esce la potenza, la capacità di una donna. Quindi sono queste donne che possono, donne reali, piuttosto che parole, che empowerment, parliamo di donne reali e delle loro Don't storie. go only to women in power. Go to real women and find out what is their story. Do you know what I mean? The festival director, Alexandro, he taught me something E here. vorrei anche And citare, I'm anche not se non sono brava a talking citare, perché spesso non cito in modo veramente letterale quello che mi è stato detto, vorrei citare il direttore del Festival dei Popoli, Alessandro, che mi ha insegnato una cosa molto bella, che lui, il suo desiderio è di trovare, di incontrare sul cammino persone che gettino luce proprio sui suoi passi. Ed è questo che le donne possono e devono fare, piuttosto che parlare tanto di empowerment. Gettare Who luce. put a shining on your road? That was a man saying. They say really good things too, you know.